Amici di Bondo Futsal, buon pomeriggio e benvenuti alla quarta sfida del campionato di Serie C2 di fronte ai padroni di casa della Buena Onda Aprilia e la Generazione Calcetto. Semaforo verde sul match, inizia Buena Onda Aprilia, Generazione Calcetto, va alla conclusione, dei giudici controlla, spalla alla porta, deve girarsi, dei giudici si appoggia bene a Jacobacci che trova il gol del vantaggio. Buena Onda Aprilia 1, Generazione Calcetto 0. Se ne va dei giudici, 2 contro 1, dei giudici per Jacobacci che alza troppo la mira da posizione privilegiata. Va dei giudici con il destro per il raddoppio della Buena Onda Aprilia, perfetto il destro di dei giudici. Poi Crepaldi per Jacobacci, se ne va da destra Jacobacci, lavora sulla linea di fondo e poi il tap in vincente di dei giudici, 3-0. Ha avuto una gran partenza la squadra allenata da Marcelletti. Attenzione, iniziativa di Giarratana da sinistra, bravissimo Margari a mettere in calcio d'angolo. Si muove Fabio Salvedini molto bene da sinistra, il grande intervento di Margari a dire di no. Avanza la Generazione Calcetto che fa la conclusione e trova il gol da lontanissimo. Prova a superare Infanti, non c'è fallo, sempre galloppa, sfida l'avversario, se ne va, il pallone messo al centro e l'erroraccio sotto porta di Antonetti. Attenzione, lavora in area di rigore di Eusebio che colpisce il palo per Jacobacci da destra, Eusebio con il sinistro, il pallone che termina alto con Longo, tocca per Antonelli, poi dei giudici in area di rigore verticale per dei giudici, spara la porta, se ne va fino a fondo e trova in diagonale il gol del 4-1, il capolavoro di dei giudici, tripletta personale. La punizione calciata da Giarratana, vincente, porta palla dei giudici, prova a girarsi, sempre dei giudici, tocca per Longo, defilato, mette al centro e arriva il gol di Longo, di nuovo più 3, 5-2 il punteggio. Le proteste da parte di Papa Sabatini, che può andare alla conclusione per Giarratana che gira palla bene per Teofilatto, mette al centro, si combatte, arriva il gol di Fioretto che accorcia le distanze, 5-3. Va Sabatini alla conclusione, vincente Fabio Sabatini, riapre la sfida, Buona Onda 5, Generazione Calcetto 4. Jacobacci per dei giudici, 6-4, di nuovo più 2, Buona Onda Aprilia che va sull'asse, Jacobacci dei giudici, il numero 5 cambia lato, Antonetti prova la conclusione, deviata in porta da Cima, si riapre la sfida, 6-5, è per Galloppa che prova a prendersi la linea laterale al centro per Teofilatto che manca il gol del pareggio, pallone per Sabatini, per Teofilatto. La conclusione murata da Cima che salva un gol praticamente fatto. Sabatini alimentazione offensiva della Generazione Calcetto, il pallone per Teofilatto, la gran parata, la doppia parata di Margari, Longo il tap-in sotto porta di dei giudici che fallisce il gol, poi dei giudici prova a tenere il pallone, finisce la sfida, successo 6-5 da parte della Buona Onda Aprilia contro la Generazione Calcetto. Buona Onda Aprilia che sale così a 6 punti in classifica, a meno 3 proprio dalla formazione in maglia bianca. Davide Mancini è tutto, arrivederci agli amici di Mondo Futsal.